Salve a tutti e ben ritrovati. Oggi iniziamo il quarto round della disfida di Mirmidia con Warrior of Chaos di Dragon Knight contro Wood Elf del Duca Sabaudo. Sono interessante, cioè partita interessante, sono interessato. E entrambi sono giocatori che hanno il loro perché, che conoscono le fazioni e sono curioso di vedere come le hanno giocate. Allora, da una parte abbiamo comunque una solida massa di metallo, un solido blocco di metallo con due cap pesanti, tre guerrieri del caos, Archaon, una schermaglia che rischia di essere controschermagliata abbastanza malamente, e quindi sostanzialmente si presta ad essere kaitata dai Wood Elf. E Udelf d'altra parte si portano solo due Waywatcher. Sono curioso di come schiereranno. Ok, gli Stagnite così avanti possono essere un problema, perché se prendono le giavellottate pigliano un sacco di danno. Avrei tenuto sì Glade Rider per bloccare, ma gli Stag più indietro. Non è la frontline. Allora, non sono un giocatore di Udelf come main, però se si vuole kaitare allora forse c'è troppa fanteria. Se non si vuole kaitare allora forse c'è tiro troppo elite, ma non so, sono curioso di come andranno. A vedere la lista così direi che Wood Elf può gestirlo bene, con anche le Sistern su Drago, le due cap pesanti, che sono quelle che possono mettere in difficoltà Wood Elf. Lo schieramento è abbastanza vicino, anche il guerriero del caos è voluto partire comunque con la schermaglia molto vicina. Andiamo subito a vedere. Vedete la schermaglia subito. Meno danni del previsto sono andati a vuoto, fortunatamente. Allora, questo dovrebbe essere il tiro antifanteria. Sì, quindi usare il tiro singolo sui cavalli. Preferisci rimuovere modelli più che fare danno generico. Allora, il drago si può permettere di stare un po' più avanti e tirare sulla fanteria, soprattutto magari sui Chaos Warrior, perché comunque ci sono i Waywatcher che devono controschermagliare. Diciamo che magari Deep Wood Scout contro i Marauder sarebbero stati utili altrettanto. La cav deve portarsi indietro a proteggere il fianco e tutto deve cominciare ad arretrare. Ottimo, ottimo. Buona gestione di micro per il Wood Elf. Se queste unità si infilano nel bosco è un'occasione ghiotta per Wood Elf tirargli dentro un'unità di fanteria che comunque ottiene anche un piccolo buff. Bello il tiro dei Waywatcher qui, portiamoli indietro. Spirit Leech. Ottima carica, bravo, bravo, buona difesa. Il drago deve stare attento qua. No, 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 non atterrerei qui. Vabbè, adesso li allontani tutti e tutti e quattro gli tirano addosso. Non è simpatica come cosa. Ottimo che con i Waywatcher non sta sprecando munizioni. Contro carica di cavalleria, ottimo. Non c'è massa per. Buono. Free charge. Deve portare via il mago e i Waywatcher. E anche non fa spendere il bombardamento. Questi Great Stag Knight devono contro caricare Chaos Knight con l'Eternal Guard. Questo è troppo lontano perché ti dia problemi. Ottimo che qui switch. Questi dovrebbero ingaggiare. Il drago è tornato. Drago un po' più proattivo. Waywatcher che devono iniziare a tirare su sti Skullcrasher. Ora. Ora, ora, ora. Vabbè, tirano sui Chaos Knight. Ottimo. Archon qui potrebbe essere caricato dal drago. Il drago
che io soffrirei su di Chaos Warrior in questo momento. Stavo cercando di micrare io. Ok, War Dancer, sì. Eternal Gun. Questi Waywatcher stanno tirando? No, devono iniziare a tirare subito, è parecchio. È un altro Spirit Leech su Archon, non sarebbe male. Queste unità qua andavano portate sul fianco e premuto, premuto, premuto. Che si è perso un po' la formazione. Questa spell farà più danni che altro per i Wood Elf. Questo qui deve continuare a tirare non su Archon, ma sugli Skullcrusher. Bisogna rimuovere la massa. Qui sono riusciti a gestirli i Chaos Knight, perché sono rimasti bloccati su doppio Eternal Guard. Quindi ora il problema sono gli Skullcrusher, che si ostinano a combattere qui invece che caricare i Waywatcher. Quindi piuttosto lo farei tiro singolo e tirare sugli Skullcrusher adesso. Bravi, Waywatcher, ottimo. Ottimo. Questi Great Stagnate non li avrei portati via perché comunque ti servono. Che sono il mago crepa. Ottimo, il drago che fa terrore. Queste War Dancer devono andare qui. Questo Eternal Guard rimane a protezione. Spirit Leech. Vedete come tutta questa fanteria sarebbe stata utile adesso per mettere pressione, perché adesso non c'è pressione. Questo drago sta venendo portato fuori posizione e deve tornare assolutamente. Questi Waywatcher devono tirare su Archon adesso, anche perché la mappa sta finendo. Tanto tutta la roba che è lontana, chi se ne frega. Stagnite, dai, 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 dai. Giocatore di Warrior of Chaos che, tolte queste due unità dimenticate, non ha giocato male, ha premuto molto bene. Ovvio che se avessi avuto queste tre unità che premevano qui. Il Wood Elf sta giocando bene. Il drago forse l'avrei tenuto più sul pezzo, come anche gli Stagnite. Non avrei fatto questo soffio qua, però ci sta. Avrei magari soffiato su questa fanteria qui. Qui anche queste due Eternal Guard qui potrebbero essere gestite meglio. Portata una qui e voi in modo che tirino su Archon. Sister che adesso andando a sniperare Archon, che non ha ucciso la Spellslinger, peccato. Bel Pit of Shade sicuramente. Ok, ma non può avanti perché comunque mi rendo conto che è più uno spettatore. Allora, Archon che ha Searing Doom, in realtà che è un Burning Head qui è utile. Non c'è molta armatura nel roster Wood Elf. Arcano in rotta e direi che è GG. Hanno ancora un soffio, quindi sta Mirror Guard esploda. Questi qui che adesso possono tirare tranquillamente qui sui Marauder. Le sister potevano assicurarsi che Arkhan morisse, eh? E soprattutto questi Waywatcher tocca che si kitino un attimo perché quanto la Mirror Guard. Ottimo. Anche un Melkoth. Melkoth qui sarebbe buono. Thank you.
Ottimo che switcha. E niente, per walk è finita. Per walk è finita. Questi Stagnite. Ma comunque anche una Spell Slinger con life non sarebbe stata male. Ok, qui c'è. Eh sì, è finita ora. Comunque i Waywatcher hanno ancora munizioni. Questo drago poteva fare dive sui Marauder. Bravo, 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 non ingaggiare, non ingaggiare. Eh sì, a questo punto è in controllo comunque il Vodelf, ha il tiro che gli serve, quanto le unità lente che gli servono. Non ha problemi. Vita Shade che avrei usato più sui Chaos Warrior, sinceramente, però ci sta che voglia togliersi dalle scatole l'unità più problematica. Ecco, vedete, questo tiro qui va usato sulla fanteria, non sulla cav. Allora, andiamo a vedere molto velocemente. Allora, Arcan non l'ha fatto male. Chaos Warrior e Skull Crusher che non hanno fatto benissimo. Questi dovevano essere pezzi che martellavano molto di più. Peccato, peccato per la gestione delle fanterie là nel boschetto. Perché avrebbero applicato molta più pressione, avrebbero aiutato molto di più il walk. Ok. Waywatcher che hanno fatto il loro. Wardancer che in realtà hanno combattuto contro i Marauder, quindi. Stagnite che hanno fatto bene. E Glade Riders che hanno fatto un po' quello che potevano. Buon risultato anche per la Spellslinger con Lore of Shade, Lore of Pit Shade. Allora, terzo turno terminato. E direi che andiamo No, terzo turno terminato. Questo è il quarto turno. Quarto turno, siamo quasi a metà del torneo. Se vi siete persi le puntate precedenti, vi invito a rivedere i video, a lasciare un like e un commento e esprimere le vostre opinioni sia su questa partita che su quale match vi è piaciuto di più. Alla prossima!